Pietro Ubaldi, la grande sintesi. Di fronte alle grandi passioni che una volta muovevano i popoli, oggi lo spirito si è addormentato nello scetticismo. È talmente caduto nel vuoto da non avere più nemmeno la forza di una ribellione, l'ombra di un interesse, sia pur per negare. È diventato un nulla, ricoperto di una maschera sorridente. È sceso all'ultimo gradino e all'ultima fase di esaurimento, l'indifferenza. Questo è il quadro del vostro mondo spirituale. Ciò che veramente vi guida nella realtà della vita è ben altro, purtroppo. È l'egoismo. Sono le vostre basse passioni, cui voi credete tenacemente, ma non potrete chiamare questo un orientamento, un principio, capace di dirigervi verso mete più alte. Se ciò è principio, lo è di disgregazione e di rovina. Verso questa, infatti, il mondo corre a gran velocità. Non giunge dunque a caso questa mia parola. Essa viene non per distruggere le verità che possedete, ma per ripetervele in una forma più persuasiva, più evidente, più aderente ai nuovi bisogni della mente umana. La vostra psicologia non è quella dei vostri padri e le forme che a loro erano adatte non lo sono per voi. Voi siete intelligenze uscite di minorità. La vostra mente si è abituata a guardare da sé e oggi può sopportare visioni più vaste. Chiede, vuol sapere e ha diritto di sapere di più. Voi oggi potete, nella vostra nuova maturazione, vedere e risolvere direttamente problemi che i vostri avi appena prospettavano. E poi i vostri problemi individuali e collettivi si sono fatti troppo complessi e delicati perché gli enunciati sommari delle verità note possano bastare. Voi, nell'attuale periodo di grandi maturazioni, superate le vostre idee di ogni momento con una velocità senza precedenti per voi. Messi da parte gli immaturi e i mentitori, v'è un gran numero di onesti che ha bisogno di sapere di più e più precisamente. Infine voi disponete oggi, con i mezzi meccanici che la scienza vi ha dato, con i segreti che avete saputo carpire alla natura, di una potenza di azione molto maggiore che non nel passato. Potenza che richiede da parte di voi, che la maneggiate, una saggezza pure maggiore. Perché tale potenza non si risolva se adoperata con la mentalità puerile e selvaggia dei secoli passati, invece che nella vostra grandezza, nella vostra distruzione. L'ora dunque è giunta perché la mia parola sia detta.